Ma buon salve a te, personcina carina! Guarda un po' chi abbiamo qui alle nostre spalle con il suo trono da re di Halloween, fresco fresco e effettivamente in alto a sinistra la sua bellissima casa con quell'inconfondibile campanello a forma di ragno. Ma bando alle ciance, vediamo un po' che cosa ha in serbo per noi il nostro Jack. Il metodo scientifico. Che novità hai? Silvia, ho grandi novità! Potresti darmi una mano con una cosa? Se devo dartela in senso figurato, certo! Che nel senso... Mi serve la mano! Eh? Oh! Che bella battuta! Ora, devo raccontarti. Stanotte mi sono svegliato da un sonno agitato, pieno di idee e teorie che mi vorticavano nel teschio. Non sapevo che gli scheletri dormissero. Certo che sì! Non hai mai sentito l'espressione riposare le mie povere ossa? Ah, ma io davo per scontato che si riferisse a persone che hanno della carne intorno alle ossa. Cosa hai in mente? Beh, la magia di questo posto mi affascina. Cos'è la Dreamlight? E in che modo è collegata alla magia delle feste della città di Halloween? Beh, domande importanti. E intendo trovare le risposte. Purtroppo però, il mio laboratorio e i miei strumenti sono nella città di Halloween. Mi aiuteresti ad attrezzare un nuovo laboratorio? Ho trovato una meravigliosa grotta sotto una cascata. All'interno c'è una stanza che sarebbe perfetta per un laboratorio. Vuoi dire le miniere di Vitalis? Certo, ci vediamo lì. Attento a non perderti. Sono piuttosto grandi. Dai, bellissimo! Eccoci qua. Siamo arrivati alle miniere, ma dobbiamo trovare Jack. Ho un'idea, o meglio, un dubbio. Perché, ecco, infatti immaginavo. Che ne pensi di questo posto? Non abbastanza spaventoso? No, è perfetto! Riesco già a immaginare tutte le ricerche che farò qui. I miei esperimenti sul Natale sembreranno sciocchezze al confronto. È preoccupante. Oh, non c'è da preoccuparsi. Questo posto è ben isolato. C'è solo una remota possibilità che qualcosa possa sfuggire. Cerchiamo di ridurre ancora di più quella possibilità, ok? Ho così tante idee e voglio metterle tutte in pratica al più presto. Ok, ok, ok. Frena l'entusiasmo che qui esplode qualcosa. E adesso che facciamo? Beh, mi servono strumenti scientifici. Di solito li prendo in prestito al dottor Finkelstein. Ma ora non è possibile. Che ne pensi di quello che c'è qui? Hai boccette, mortaio, pestello, pozioni, hai tutto. Oh, di sicuro farò buon uso di quello che c'è. Ma per gli esperimenti che ho in programma mi serviranno strumenti con una certa resistenza fisica. Non vorrei che mi esplodesse qualcosa addosso per aver usato il contenitore di vetro sbagliato. Forte! Vero? Bene, fortuna che sono un genio del fai da te. Mamma mia, autoreferenziale, mi piace. Di cosa hai bisogno? Niente di particolarmente sofisticato. Una dotazione standard di boccette, bruciatori, crogioli. Una persona con le tue capacità dovrebbe essere in grado di costruire un kit scientifico usando legno tenero, carbone, stoffa, lingotti di ferro e boccette vuote. Ok, ci vediamo dopo. Splendido, ora vado a trovare Merlino. Ho saputo che è un genio della magia e mi farebbe comodo un'infarinatura sulle forze arcane di questo posto. Non c'è di che! Ok. Oh, un brutto presentimento. Ho creato il kit scientifico che tra l'altro sembra anche molto molto carino e andiamo subito a portarlo a Jack che tanto bene si trova qui. Il tuo kit è pronto, è il momento della scienza? Silvia, sapevo di poter contare su di te. Com'è andata la tua chiacchierata con Merlino? Molto proficua. Abbiamo parlato della magia della Dreamlight, degli allineamenti tra i pianeti e della cristallizzazione eterica. Oddio, che cos'è la cristallizzazione eterica?
è quando l'energia magica assume una forma solida. Beh, i frammenti che compaiono qui sono molto intriganti. Merlino ha nominato in particolare i frammenti di notte. Credi che potresti trovarne qualcuno per me? Guarda. Sì, ma perché sei interessato? La magia che conosco io è comunemente considerata magia oscura, perché ha a che fare con brividi e spavento. Ma la magia oscura di qui, anche se è simile, è più misteriosa. Ah, beh, allora... dovrei avere qualcosa qui? Ah, devo andare nelle miniere? Ma io in realtà i frammenti... Va bene, ok, andiamo. Andiamo, ci serve un po' di carburante qui. E vai. Mamma mia, io oramai non posso più farne a meno di questo modo per spostarmi molto più veloce. E devo dire, con le ali è davvero carino. Fra parentesi, devo trovare più tipologie di ali. Questo sì. Allora, assicurati di avere nel tuo inventario frammento di notte. Nel senso... tu mi hai detto di andare nelle miniere. Io qui non ho un banco, qualcosa dove... darmi alla pazza gioia a craftare le cose. Aspetta, perché non mi ricordo se magari qua sopra c'era qualcosa. No. Dunque, qui posso... No, non posso arredare. E allora senti, mio caro Jack, io esco un attimo, vado a craftare questi frammenti di notte e torno. Anche perché se non erro... dovrebbe essere sufficiente, cioè, craftarli tipo, cioè, dalla postazione, no? Frammenti di notte, ecco qua. Ne voleva 6? Mi sbaglio? Aspetta, controllino tattico. Sì, 6 frammenti, perfetto. Andiamo. Ok, siamo nelle miniere Vitalis e abbiamo i frammenti con noi. Ora dobbiamo solo portarli a Jack. Mi puzza la cosa, eh. Mi sa di strano. Ecco a te. 6 frammenti di notte, come promesso. Appena in tempo, Silvia, ho avuto un lampo di genio. Devo preoccuparmi. Devo preoccuparmi? Certo che no, sto solo facendo esperimenti con la magia. Allora dimmi di questo lampo di genio. Potrei dirtelo, ma preferisco mostrartelo. Fammi ridurre in polvere questi frammenti. Poi li aggiungo, mescolo ed ecco. Eh? Oddio, ma ha creato... Sì, è una spina della notte gigante, non è bellissima? Ma parliamone, parliamone. Io ho passato metà del gioco a togliere queste spine della notte. E allora, cerchiamo di essere carini. Sì, è davvero impressionante, perché è oggettivamente impressionante, ma... questo è un problema per il villaggio. Ero curiosa di cosa stessi progettando, ma questo... cosa ha la mia spina della notte che non va? Ho lavorato sodo per evitare che prendessero il sopravvento nella valle. Se non le teniamo sotto controllo, si moltiplicheranno e diffonderanno l'oblio ovunque. Di nuovo. Oh, beh, di certo non era quello che volevo. Lo so, ma ora dobbiamo risolvere la questione. Forse con qualche altro frammento di notte potrei trovare... No, no, basta. Temo che tu abbia perso i tuoi privilegi sugli ingredienti magici, almeno per il momento. Andrò a parlarne con Merlino. Beh, se proprio devi. Vado. Per favore, evita di creare altre spine della notte, ok? Oddio! Mamma mia, ma che casino. Ma Jack, ma non hai pace. Cioè, va bene... voler sperimentare, va benissimo. Però magari prima informati, nel senso... ehi, vi piacciono le spine della notte? Posso riempire la valle di spine della notte? No, perché nel senso... Merlino, Merlino, Merlino. Salvaci tu, Merlino. Dobbiamo parlare. Beh, sei un po'
Merlino, ho bisogno di aiuto. Si tratta di un'emergenza. Un'emergenza? Santi numi! Cosa sta succedendo adesso? Beh, stavo aiutando Jack Skeletron con i suoi sogni di qualche scoperta scientifica. E qualcosa è andato terribilmente storto? Ah, mi sono già trovata in situazioni simili, te lo assicuro. Mamma mia. Sei la nostra ancora di salvezza. Oh, beh, vediamo cosa riesco a fare prima che tu mi ringrazi. Ora, dimmi cosa è andato storto. Ecco, Jack Skeletron era curioso riguardo ai frammenti di notte e... beh, in qualche modo ha creato una pianta di spine della notte gigante. Immagino che dovrei disapprovare, ma... non posso dire di non essermi trovato in un guaio simile. Sul serio? Oh sì! Ho fatto un discreto numero di esperimenti prima che tu tornassi nella valle. E beh, non tutti sono riusciti. Fortunatamente ho giusto la formula adatta. Una specie di pozione, diciamo. A quanto pare la chiave è la metafisica complementare. In che senso? Vabbè, in ogni caso sei il migliore, Merlino. Ora, qual era? Era forse verde? No, no, doveva essere viola. Ok, pozione viola, capito. Ma forse quella viola era proprio la pozione da evitare in questo caso? Sono sicuro che sia tra i miei appunti. Quello che so per certo è che devi cercare l'esatto opposto della spina della notte. Ho una formula verde, una formula blu, una formula gialla e una formula viola. Ma qual è quella giusta? Oh, sarà facile da trovare una volta che sarai nella mia biblioteca. Merlino, conosco casa tua e c'è il caos più totale. Sciocchezze! Tutto è esattamente dove deve essere. Semplicemente tu non comprendi il mio metodo di archiviazione. Chiaramente no. Ridi. Bene, io lascerò l'amministrazione della valle a te. E tu lascia l'organizzazione della mia casa a me. Mi sembra giusto, per carità. Ora ho altre cose di cui occuparmi. Buona fortuna, Silvia. Gli abitanti del villaggio contano su... mamma mia, che fatica. Meno male che casa di Merlino non è tanto grande, però... Cioè, Merlino, io non dico che tu dovresti tenere tutto in un ordine perfetto, che ci mancherebbe altro. Però, qualche criterio... un minimo di criterio, così no, ti ci ritrovi anche tu. Magari, che sai, da potermi dire dove stanno le cose. Comunque, la pozione giusta è l'opposta di una spina della notte. Quindi, torniamo all'altopiano, entriamo nelle miniere. Allora, la pozione giusta è opposta, il che vuol dire che probabilmente... è una pozione... Allora, ragioniamoci un attimo. Ecco qua. Pozione di foglia diurna. Questa fa scaturire i ricordi dimenticati. Poi abbiamo pozione di corteccia della sera. L'aura di questa pozione ti fa sentire come se la pelle si indurisse. Poi pozione di radice del tramonto. L'aura di questa pozione fa diventare le tue palpebre pesanti dal sonno. E poi abbiamo pozione di fiore dell'alba. L'aura di questa pozione ti stuzzica le narici con effluvi sorprendenti. Secondo me è questa verde. Però l'unica è provare. Non me la fa trasferire. Allora forse questa... non lo so. Questo cos'è? Sta succedendo qualcosa alla spina della notte gigante? La pozione sta funzionando? Sì, la spina della notte sta rimpicciolendo. Meglio. Guarda, ha lasciato un germoglio di frammento di notte. Silvia, ti dispiace passarmelo? Addio. Guarda, ci stai davanti, lo potevi raccogliere anche tu, non è... tieni.
strano. Una piantina di spina della notte. È adorabile! In un certo senso. Che risultato interessante! Sembra completamente priva di magia oscura. Merita di essere studiata meglio. La terrò in laboratorio per ora. Ma sei sicuro che sia una buona idea? Beh, devo continuare a indagare. Ma ti prometto che sarai la prima a cui mi rivolgerò se qualcosa dovesse sfuggirmi di mano. E ovviamente, se qualcosa dovesse andare storto, abbiamo sempre la pozione di Merlino. Potrebbe essere proprio quello che mi serve per scoprire il segreto della magia di questo posto. Grazie, Silvia, sia per il tuo supporto alle mie indagini scientifiche che per il tuo aiuto a gestire quel piccolo problema. Felice di dare una mano! Solo stai più attento in futuro, ok? Magari un po' di teoria e un po' meno pratica? È una cosa da prendere in considerazione. Che cos'è? Ecco sì, decisamente più teoria e meno pratica nel tuo caso. E dunque, avremmo un'altra missione qui con il nostro Jack che guarda un po' come si... Guardalo! Già è tornato nel laboratorio, ma noi, personcina carina, per oggi ci salutiamo qui. Devo dire che è stata molto divertente questa missione, anche se ho avuto davvero paura di dover ricominciare a strappare erbacce e spine della notte qua e là in giro per la valle. Ma prima, io ti ricordo come sempre di lasciare un like e iscriverti al canale per non perderti i prossimi video. Fammi sapere con un commentino se per caso hai visto The Nightmare Before Christmas quest'anno, perché sai, secondo me è una tradizione. Ogni anno per Halloween è veramente un classico Disney. Ma dove sta andando Jack? Ok, ho paura. Personcina carina, io come sempre ti mando un bacione e noi ci vediamo alla prossima. E malignità. Esatto, è tempo di malignità. Ciao.